Buonasera a tutti, bentornati sul canale Bravo Leader 80 di Twitch, bentornati da me, dai nostri due verdi amici o amici verdi. Ciao Kermit, ciao Grogu, come state? Buonasera a tutti, è il 25 gennaio, giovedì, sono le 9 meno 10 qui nella ridente Londra. E questa sera, come da piano, avremo Dungeons and Dragons, lo potete vedere già intanto dal fatto che la live è iniziata in italiano, punto primo, punto secondo, il titolo, ok? Titolo tipo, insomma, abbiamo Dungeons and Dragons, Il Re in Rovina, episodio 9, bla 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 bla. E appunto, diciamo, questa sera episodio 9 del Re in Rovina, tutti gli episodi sono disponibili, credo, tutti gli episodi sono su YouTube, sul canale Bravo Leader 80, potete vedere i riferimenti qui sotto. E invece, per quanto riguarda, potete vedere anche i passati, tutti gli altri passati anche qui su Twitch, ma a un certo punto quelli su Twitch si interrompono, mentre su YouTube fondamentalmente avete tutto quanto. Allora, io abbasso un attimo qua perché sennò dopo si sente, ho paura che si sentono i ragazzi mentre parlo, che stanno dicendo qualcosa sicuramente. E che dire, spero che vada tutto bene con voi, che abbiate avuto un buon giovedì. Lato mio, diciamo, poteva andare meglio, ma però alla fine c'era anche la possibilità che andasse peggio, quindi tutto sommato non ci lamentiamo, dai, non ci lamentiamo. E allora, stiamo aspettando che ci raggiunga Alberto. E in questo momento sembrerebbe non ancora arrivato. Oltretutto, se non c'è Alberto, potrei avere qualche problema nel posizionamento nostro su schermo, perché diciamo ci manca una persona e la persona si incastra nella posizione sbagliata. Miseriaccia, che paura! Mi è caduto una cosa che c'avevo qui, sapevo che sarebbe prima o poi caduta, e alla fine, bam, finita proprio. Madonna, che infarto, ragazzi! Allora, vediamo un attimo cosa devo fare. Allora, io a questo punto direi che ci possiamo spostare di là, così magari nel mentre possiamo fare una specie di riassunto mentre aspettiamo gli altri. Allora, intanto facciamo avvisiamo che stiamo per arrivare. Ok, siamo, eccoci qua, ragazzi, ci siete? Vi abilito. Allora, ci abilitiamo. Allora, ecco. No, no, dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Re in rovina, eccolo qua. Abilitiamo anche l'audio. No, magari la chat con mia moglie non c'è bisogno che venga vista da tutto il mondo. Non c'era scritto niente di che, eh? Non c'era scritto niente di che, perché eccolo là, un altro bel micione. Buonasera a tutti ragazzi, in teoria vi dovrebbero sentire se non sbaglio. Provate un po', parlate un attimo. Ciao, Sì, buonasera. perfetto. Buonasera. Mi vedete tutti? Mi Sì. Io sentite no. tutti? Anche io no. Assolutamente sì. Tu no, perché c'hai Discord minimizzato. No, perché so cosa volevi dire. No, stavo facendo Guild Raid Lockhart. Ah, Stavo ecco. facendo la scena di Lockhart. Allora, Allora, intanto Carlo che Santana, Carlo Santana che è quello è sì, è il bardo che avete sì. trovato sulla nave. Allora, chi vuole fare un recap? Allora, io prima di tutto vorrei lottare la nave. Voglio vedere che minchia c'è dentro sta nave. Se ci sta qualche soldino. Lutteremo la nave, ma il recap su come siete arrivati su questa nave, eccetera, Allora, eccetera. questo quello fa Vincenzo. Questo Voglio il recap fatto da Vincenzo. un attimo, Fatto.
sta entrando un attimo Alberto. Oh, mi sa che è arrivato Alberto, va? Sì, sono venuto solo per sentire il recap e poi basta, vado via. Io sentivo solo Vincenzo. Sì, sì, no, no, basta. Dopo il recap, ragazzi, cosa serve? Cioè, c'è Vincenzo, cioè. Tra l'altro, tra parentesi, scusate un attimo, le caselline sono tutte quante a posto, eh? Quindi non devo sistemare niente. Perfetto. Ok. Parto. Vadi. Vai. Vadi, vadi. Dopo aver attraversato il portale, ci siamo ritrovati in una bellissima nave e ci ha accolto un bellissimo mozzo. Da qui c'è stato un piccolo inconveniente e abbiamo abbattuto una povera persona che era scesa in stiva e salendo ci stavano per scoprire. Ma grazie all'intelligenza del mago Drover siamo riusciti a farla un poco franca. Abbiamo ucciso tutti. Molto bene. Bello, bello, bello tutto. Soprattutto non voglio dire, non c'è nessun conflitto di interessi col fatto che ha lodato il no. No, no, infatti. Perfetto. Allora, come diceva Carlo, ci sarebbe... scusate, il tizio che era sceso... Non mi ricordo, questa è una cosa che non mi ricordo più io. Il tizio che era sceso giù di sotto, alla fine, cosa mi avevate fatto? L'avevate ucciso? L'avevate buttato? No, è stato buttato a mare. Ah, ok, boh, perfetto. Allora, siete ancora sulla nave... Sì, 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 quello che era sceso giù. Siete ancora sulla nave e vi state dirigendo, appunto, come vi aveva annunciato Carlo Santana, vi state dirigendo verso questo portale sottomarino che vi porterà a Tela Rideide. Tela Rideide vi ha spiegato, appunto, che il buon Carlos vi ha spiegato che è una città, appunto, sottomarina. Sì. Carlo diceva che c'è da lottare la nave. La nave, volevi vedere cosa c'è dentro la nave, guardiamo un po' nella stiva. Se c'è qualcosa di useful per noi. Molto bene. Allora, okay. Vabbè, se vi faccio vedere un attimino sì, quello. Il sotto della nave, diciamo la stiva, appunto, che è qua. E vabbè, parlando corto, c'è un forziere. Ok. Sulla coffa non c'è niente. Sulla coffa non c'è niente. Non c'è neanche la vetta proprio. Vabbè, non c'è niente che gli altri agli la altri nave... serve. Da mangiare c'è, no. Però. Potremmo prendere un po' di provviste? E qua. Il timone. Assolutamente. Provviste di sotto c'è del rum, chiaramente c'è della carne essiccata, molto interessante, cibo e bevande da nave, via, diciamo, per festeggiare la vittoria. Antipa va a prendere un po' di carne essiccata. Sì. Io cerco di prendere quanti più barilotti piccolini di polvere da sparo, non si sa mai. Per rum e tu vai a prendere la polvere da sparo. Il forziere l'abbiamo aperto. Master, mentre gli altri cercano i bagioni affini, io vado un attimino a verificare sui cadaveri degli accoliti se riesco a riconoscere il simbolo del medaglione. Allora, fammi un tiro su religione. Vediamo tra poco, Bene. Ok. Un D20, ne? Sì. D20 più intelligenza, probabilmente hai anche... Fallito. Sì, sì, sì. Come sei? Cazzo, aspetta, Chat. Allora, eccolo. Wow. Sì, è su intelligenza, hai più 4.
con competenza però in religione. Davide, non ti sento. Sì, non ti sentiamo neanche noi. Sei, no? Mutato. Sei mutato. Tutto. Ecco, adesso no, no, aspetta, no, ho sentito tutto. Eh no, perché parla con il microfono, quell'altro là, no, con il suo che tiene nella schermata. Sì, sono da Matteo. Io sono muto, però il microfono è attaccato al Discord. Allora, per quello che ho da Matteo. Stavo prendendo la pagina di Discord di Roller 20. Ok. E sì, dicevo, Valerio, appunto, è un D20 più 4. E hai fatto 4. 5. 5 più 4, 9. 5 più 4, 9. Ma sì, vabbè, lo riconosci, comunque riconosci che è il simbolo di Char. Però è modificato. Al tuo intel classico simbolo di Char, cioè un cerchio e un medaglione rotondo con nero bordato di viola, al cui interno però c'è una corona che sarebbe la corona di Vimalor. Ok, è modificato in questo modo, visto che Vimalor si è innalzato a paladino di Char, diciamo, sta fondando una sua nuova setta di seguaci di Char, okay, pensando di essere più figo dei normali seguaci, più solito, charmano, sì. Più charmano, esatto, più charmano. Io allora ho l'occasione di parlare con il mio caro amico Eleg appena ritornerà. Più che altro, quante bottiglie di polvere da sparo posso portare con me? Ci puoi prendere due sacchetti di polvere da sparo. Perfetto. Poi se no diventa troppo pesante. Tuffiamo in acqua. Sì, a parte che poi c'è la tuffa, però vabbè, poi alla lunga si asciuga, via. Oh, questa prestigiazione. Antiope assaggia un po', è andata sotto coperta, assaggia il rum, com'è? È il rum scadente, quello di solito che c'è nelle navi per lì, oppure un rum decente, come Dio comanda? No, questo è Favilla. È abbastanza un rummaccio. Lasciate stare Favilla. Infatti, avete finito di scambiarmi? Basta! Basta! Cazzo, siamo due donne, cioè non è che diverse, siamo tutte uguali come i cinesi. Esatto! Cazzo. Poi siamo anche due razze diverse, io sono un'umana. Sì, esatto, scusatemi. Io mezzo. Te sei Martelfa, su. Lei è in parte, oh, Favilla è in parte umana anche lei, comunque. Vabbè, sì, sì, ma c'ho le orecchie un po' punta io. Faremo un meme su sta cosa. Sì, è vero. Avevo la mamma che era elfo. Cato. Io avevo la mamma elfa e il papà umano, bardo. Molto bene. Allora, quanto rum c'è? Ce ne barili. Allora, questo... Devo fare un tiro costituzione. Tutti i barili che sono in questa zona qua, nella punta, diciamo, della nave a prua, sono in questa zona qui, sono tutti i barili di rum, sono. Ah, tu dovresti avere un otre di dietro. Comunque, te ne puoi prendere un paio di... Se trovi un altro otre nella stiva, chiaramente lo trovi un altro otre. Certo. Puoi prendere un tuo otre, lo puoi riempire di rum e puoi riempirne un altro. Allora, mi bevo un otre di rum e me ne porto via quello, lo riempio, quello che ho svuotato, e me ne porto via un altro. Un otre di rum? È un otre, quanto vuoi che sia, un litro, due, su, non mi fare, dai, sono una guerriera, mi fa fare un tiro costituzione per un litrino di rum, su, cosa vuoi che sia, se vuoi lo tiro fuori di adesso il rum, guarda, cioè... poi vediamo se devo fare un tiro costituzione. Fammi un tiro su costituzione. È un otre, avessi detto mi faccio buono, hai detto che è buono, se è buono abbiamo vinto. Il vento divino ha spazzato via i nostri nemici. Ho detto che è un rummaccio. Ah, è un rummaccio? Sì. Allora bevo mezzo otre. Mezzo. Non mi piace tanto, non lo finisco. Solo mezzo, quindi, eh. Vabbè, comunque sei abbastanza brilla, ecco. Non un po' brilla. Ciucca, ma sei discretamente brilla. Ivan Wegan patriarca che ha affogato nell'arca.
E intanto che lei canticchia d'ambriaga, io gli suono vicino il mandolino. Il liuto. Però ti dico, sì, però è un mazzo, non lo bere. Ma potevano portare una roba più decente. Va. Pirati. E in tutta risposta me ne calo un bicchierino. Vieni, io tieni, non ti preoccupare. Ne ho prese due o tre, che voglia. Allora, dopo il mezzo otre di Antiope e il bicchiere di Favilla, iniziate a trovarvi particolarmente attraenti. Ma non ho scrigno, cos'è che c'è? No. Ancora guardate. sì che sei veramente una bella barda, lo sai, sì. Già, io sempre, questa cosa l'ho sempre voluto dire. E io questa cosa qua la limono durissima. Proprio sì, così. Sì. Di amble. Sì. Iniziamo bene la sessione. Il tipo che è andato via, poretto, dirà: come sono andato via 5 minuti e già ci ritrovo due membri che limonano, com'è se non ci fosse un domani. Io per questa scena farei solo questo. Una scena epica. Prego, continuo a spevassarmi il mio bicchierino di rum e a suonare il liuto. Posto sotto? Sì. Ok. E bene, intanto che voi bevete, suonate, limonate, intanto che i religiosi parlano di religione, cioè non lo so, suppongo che stiate parlando di religione, Glico Glico e Drover vanno a guardare il sorsino. Ovviamente noi siamo lì a 5 metri di distanza che limoniamo duro, questi due guardano il barile. Guardo per dire non sanno cosa si perdono. Mi giro, faccio, lo sai quante ne ho viste io di cose, sono millenario. Allora il forziere si apre senza nessun problema. Allora, all'interno del forziere trovate un diadema di argento raffigurante un corvo con due piccole pietre blu come occhi e un sacchetto tipo così, tipo quello delle biglie di Mickey dei Goonies, con all'interno 20 gemme, 20 piccole gemme. Non, chiaramente non essendo nani nessuno di voi, e non essendo nessuno di voi, se non sbaglio, esperti di pietre e simili, non sapete ancora dargli un valore. Poi, oltre a quello, c'è un totale di 100 monete di Electrum e 200 monete di argento. Più un arco lungo con una faretra con 20 frecce. L'arco è assolutamente normale. L'arco serve a qualcuno in particolare? Un arco no, io ho già la balestra dentro la... Io sto abbracciando Favilla, ho tutto quello che mi serve. Sì. Okay, sei sicura che non ti serve un arco lungo, Antiope? Antiope è merda brilla, è anche esperta di gemme in questo caso, quindi Master, non lo so... Un arco, sì, te dai, non ti preoccupare, tu dai. Adesso sta prendendo tutto, per adesso sta segnando Glico e Drover, stanno segnando. Io le mani occupate. Aspetta, mi sono perso le monete, non le 100 di Electrum, le altre. Allora, 100 monete di Electrum e 200 di argento. Ah, ok. Ma l'oggetto che attira particolarmente la vostra attenzione... È un oggetto in legno, più o meno delle dimensioni, ecco, sembra un bastone ricurvo con una punta in cima, praticamente ecco, ricorda un amo. Un amo di legno, esatto, un grosso amo di legno. È quello di Maui. E i suoi sopra questo amo appunto sono disegnati dei simboli che per noi al di fuori dell'avventura ricordano dei simboli, è come se fossero dei tatuaggi maori. Esattamente. Grande l'elmo di Maui. L'elmo di Maui. E emana una sorta di aura. Perfetto. Vorrei chiedere
di lasciarmi il bastone per un attimo per esaminarlo. Ok. Come lo esamini? Faccio un attimo, mi vado a sedere con calma e mi porto il bastone. Ti siedi al tavolo? No, mi metto qui sulla panchina in fondo, che non si sa mai succede qualcosa, almeno loro si salvano. Ok. E poi prendo la bacchetta e uso Revelio sul bastone. Allora, una volta che fai Revelio, scopri che l'oggetto in questione si chiama appunto Amo di Maui. No. Amo di Maui. Di Maui. Allora, una volta al giorno si attiva gridando Yahoo! Pensavo c'è calma. La tonalità deve essere esattamente questa. Una volta al giorno, allora, dopo averlo attivato, devi tirare un dado da 20. Ok. Poi, a seconda del risultato, quello ti dirò io cosa... Perfetto. Cosa succede. Comunque, l'effetto che fa una volta gridato Yahoo, lo puoi usare, cioè si può usare a seconda di chi deciderà di usarlo. Ok. Richiede sinfonia, richiede un'ora, un'ora di rituale. Una volta utilizzato, ti trasforma per un'ora, puoi scegliere, chi lo userà potrà scegliere di essere trasformato in scarabeo di fuoco gigante, iena, falco di sangue, cavallo da guerra, orso polare, Quipper, che sarebbe Quipper. Un piranha. Ok. Però si chiama Quipper. Perfetto. Serpente stritolatore. Ok. O squalo tropicale. Ok. Ok. Madonna, quanta roba! Questo qui è l'oggetto magico che avete trovato qua sotto. Vuoi intanto che siete in viaggio, vuoi sintonizzarci tu, vuoi passarlo a qualcun altro? Guarda, effettivamente a me sto bastone non è che mi attira tanto, perché non l'ha trasformato, non potrei usare gli incantesimi, quindi punterei sul passarlo a qualcun altro che... Allora, ecco, a proposito, bravo, che tra l'altro mi hai fatto ricordare una cosa. Quando, nel momento in cui una persona si trasforma, le caratteristiche diventano quelle dell'animale in cui si è trasformato. L'unica cosa che rimane è l'intelligenza. L'intelligenza rimane la stessa da umano. La stessa di chi lo usa rimane quella lì, perché praticamente la coscienza tu... non è proprio un incantesimo di metamorfosi, ecco, che ti dà proprio tutte le caratteristiche dell'animale in cui ti trasformi. Tu mantieni la tua coscienza, però hai tutto il resto sono le caratteristiche dell'animale in cui ti trasformi. Sono tutti animali che si trovano alla fine del manuale del giocatore, comunque, non è niente di strano, sono tutti animali che sono sul manuale del giocatore. Federi, in live hai sentito la questione dell'oggetto magico? No, purtroppo no, scusate. Hai presente Maui di Moana? Sì. Ok, avete trovato l'amo di Maui. Ah, figo! Che però dalla trasformazione sono solo 8 bestie, nella fattispecie scarabeo di fuoco gigante, iena, falco di sangue, cavallo da guerra... Orso polare, Quipper, serpente stritolatore o squalo tropicale. Figo. E si attiva gridando Yahoo! E bisogna tirare un dado 20 nel momento in cui si usa, perché comunque è un pochettino instabile. Sintonia di un'ora per chi decide di tenerlo. E Vincenzo ha già detto che lui non lo vuole, se qualcuno lo vuole parlatevi tra di voi. E Valerio voleva parlarti. Valerio voleva parlare con Eleg. Sì.
No. Porco cane, Argon voleva parlare con Eleg, quindi parlate pure tra di voi. Niente, io mostro il talismano dell'accolito a Eleg e gli chiedo come mai c'è il simbolo di Shar addosso a questi accoliti. Io faccio intanto un sospirone e spiego ad Argon che nel tornare in vita Vimalor si è professato profeta di Shar e quindi diciamo la mia chiesa mi ha mandato in questa missione per indagare, diciamo, su questa persona, comunque questo essere che crede di essere un emissario investito, diciamo, dall'autorità divina di Shar. E la Chiesa non lo riconosce in questo momento. Ok. Va bene, mi basta come spiegazione. Io faccio radunare tutti al tavolo chiamandoli. Ok, vado anch'io vicino al tavolo. Poi dove sono? No, l'amo serve. No, no. Vieni, sorreggo. La miseria. Sorreggo Antiope. Oh, famiglia, non andare via. Capisco, vieni, perché ti chiamo. Famiglia la magnifica. Vieni con me, andiamoci a sedere vicino al tavolo e mangiare, e mettiamo qualcosa sotto i denti. Va bene, va bene. Mangiare qualcosina adesso non mi dispiacerebbe. Peccato che c'è solo della carne secca sta nave. Bah. Vabbè, ma possiamo arrangiarla in qualche modo. Nel senso, c'è anche del riso, il classico cibo da nave, via. La roba che alla lunga dopo un po' ti faceva venire lo scorbuto. Io provo a fare una mystery box. Non fa mai male. Io provo a fare una mystery box con gli ingredienti che ci sono nella stiva. Mystery box. Quindi dimmi che prova devo fare per cucinare un piatto decente. Allora, per cucinare un piatto decente fai una... Aspetta che apro una scheda che non mi ricordo che possono essere. Però ti direi no, destrezza no, ti direi... Fai una prova di... Sopravvivenza. Di sopravvivenza, esatto, bravo. Okay. Sì, vado. Oh, 14. 14 complessi. Riesci a imbrinare un buon piatto, tutto sommato, con quello che trovi lì. Uso un po' di carne secca, riso, rum. Esatto. Gallette di vario genere. Vieni Antiope, vieniti a sedere a tavola, guarda cosa ti ho cucinato. E ne ho preparato però un vassoio così enorme per tutti quanti. Ottimo. E lo metto a centro tavola. Allora, mangiando. Allora, cibo, non sai solo baciare, Favilla, sai anche cucinare, ma sei bravissima. No, sono una donna da sposare. Sì, da sposare. Mangiando il buon cibo di Favilla, se avevate perso punti ferita, li recuperate. Non è un riposo lungo, ma è quanto basta per farvi recuperare i punti ferita persi. Cioè, recuperate i punti ferita, ma non recuperate gli slot, ecco. Mettiamola così. Ok. Vabbè, mentre siamo per tavola, fammi aprire roll 20 in maniera roll ventosa. Avevo perso un punto ferita. Allora, da sopra sentite Carlos che vi grida: mi famiglia, siamo arrivati. Amico, ti fai vedere solo quando c'è da mangiare? No, lui stava guidando. Sì, Carlos, io parlo del combattimento. Anzi, diciamo che potevate avergli portato un piattino, ecco. Sì, no, infatti lo invito, adesso che mi sono ricordata che non c'è, vado a portargli su mezzo una ciotolona di riso condito con ogni roba. Spero che ci sia stato anche un po' di avogado da metterci dentro. C'era anche secco. Qualche avocado c'era. Perfetto. C'era un po' di tutto, via.
Io vi ho parlato del bastone a tavola, chi lo vuole. Ok, allora di per sé Favilla non rifiuterebbe mai un buon bastone, però in questo caso passa. Se non interessa nessuno, lo posso prendere io. Non... Ma qualcuno. No, e posso fare una citazione di film? Un bastone, ha portato a casa un bastone, un uomo doveva portare a casa. Se sapete chi l'ha detto, vi amo. Mulan. Sì, pensavo fosse Mulan, esatto, anch'io. Ragazzi, la vecchia di Mulan. Siete dei grandi, tutti e due, grandi. Beviamo un bastone da me. Vi ha giudicato l'amo di Maui. L'arco lungo quindi lo lasciate ad Antiope? Sì. Sì, sì, sì. Ok. L'arco. Allora, me lo metto... allora, arco lungo. È una faretra con 20 frecce. Arco lungo. Eh sì. E cosa fa, Master? No, è niente, è un arco lungo. Ah, sì, no, di attacco a più 4 un dado da 20 più destrezza, dovresti essere competente comunque. Sì, io sono competente per le armi da guerra, competente in quasi tutte le armi, tu, se non sbaglio. Sì. Ok, arco lungo, forza, portata 18 metri. Quanto c'è una cosa da sintonia? Il danno, Master, quant'è il danno? Un dado da 6 più forza? L'arco lungo un dado da 8, mi pare. Sì. Giusto? Sì, perché tu lo usi con la ladra guerriera. È un dado da 8, vero? Sì, un dado da 8, quello lungo. Più forza o destrezza? Destrezza. Destrezza. Io nel frattempo vado vicino a Carlos e cerco di carpire in breve alcune delle sue sonorità sudamericane per comporre le mie prossime canzoni, quindi mi faccio spiegare alcuni degli accordi che usa lui. Allora, mia amica, il segreto della nostra musica è solo nell'utilizzo della dita, vedi? Ah, un super arpeggio, no? Ah, io provo a ripetere l'arpeggio pian piano, cerco di capire come ha fatto. Ok, e lui a questo punto state suonando assieme, sì. una melodia spagnoleggiante, folcloristico, nord venezuelano. Oh yeah, tocca. Intanto che vi toccate è di sotto mangiano. Allora, come partita siete arrivati a quello, vi dice signores e signora. Ma scusa, Puma, Andrea non ti dice niente per il tuo spagnolo maccheronico? Sì, a voglia, mi fa delle occhiatacce. dice che sembro Martinazzi. Vamos. Quindi okay, non abbiamo potuto riposare per recuperare qualche slot. In questo momento non avete ancora... No, perché praticamente è come se aveste fatto un riposo breve senza aver speso... Perché poi comunque siete stati il viaggio da dove eravate a dove siete arrivati. A dove siamo. È durato un'oretta, via, diciamo. Il divente cosa serve? Sono qui a mangiare anch'io. No, niente, ho spostato solo il mio PG. È rimasto a bere. Ok. Allora, sposto. Vabbè, no, tanto adesso vi lascio un attimino qui. Allora, Carlos vi dice: signori, ora lo che vi chiedo è su un atto de fede.
dovete poi non vi preoccupate, non vi è puerto a morire. Lo che dovete fare è se voi mirate nell'agua, diciamo che adesso siete tutti aspetta che vi io prendo la balestra e miro verso l'acqua miri all'acqua miro, ha detto di mirare l'acqua. sì, ustedes lo vede. Lì sotto, abbacco dell'acqua, c'è una grossa palla luminosa amarilla, gialla, come dice Voaltros. Nosotros. La catalana. La catalana non esiste, un po' come la Sampdoria, l'Atalanta. Speriamo di non avere spettatori spagnoli. Ci bannano. Sì. E dovete tuffarvi nell'acqua e toccare questa pala gialla, la sottos, la spelota. Non è che aggiungendo la S in fondo ad ogni parola diventa spagnolo, eh? Io no? Facevo così. E così verremo trasportados a Telarideide. Il posto si chiama Telarideide. 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 E lui, come dimostrazione di buona fede, si butta per primo e vi dice, seguitemi. Si butta nell'acqua. Mi tuffo subito. Io non ci penso mezza volta. Corro, flash. Ok, lui nuota sotto, arriva a questa palla, la tocca e scompare. Oh, allora lo faccio anch'io. Lo faccio anch'io. Andate tutti in acqua? Sì, ma Antiope prima di farlo fa una cosa. Io ho l'armatura pesante e se mi butto in acqua sono una palla di cannone praticamente, quindi fa un goccetto e dice se devo morire non lo faccio a stemmia e si butta. Io non nuoto, io vado giù come un ferro da stiro, c'è poco da fare, sì, ho un'armatura pesante. Dentro la palla direttamente. Sì, io cerco di mirare la palla perché se la manco sono morta. Anche i chierici comunque sono nella tua stessa situazione. Cioè, noi non nuotiamo, noi andiamo giù, punto. Esatto, voi andate giù come sassi, però nel momento in cui arrivate nei pressi della palla... della palla. Risucchiati, l'effetto che si per chi lo vede prima, per chi ha visto Favilla e Carlos scomparire prima, l'effetto diciamo grafico è quello di quando in Harry Potter si materializzano, via. Ah, ok. Ok. Si mischiano. Allora, scusa? Ci sono gli animali che dice stato... al manuale si sì. Vabbè, ok, vi ritrovate molto in fondo al mare, parecchio, cioè, al mare. Se guardate sopra dove in fondo al mare, esatto, vedete un sacco d'acqua talmente tanta in fricassea. Scusa, Master. E non si rischia di abboccare. No, non c'è un amo in fondo al mare. Adesso la devo cantare tutta. Sì, in fondo al mare. Vabbè, giustamente. Non per fatto. Niente faccio il bardo. Esatto. Vai. Allora, vai, Master. Vi trovate comunque. Vi trovate in una bolla. In questo momento siete in una bolla in compagnia di due Merrow che vi guardano un attimino così, poi guardano Carlos e dicono "Ehi, ciao Carlos". E Carlos a sua volta guarda i Merrow e gli dice "Hola, mi amigos, ho portato la compagnia che il re sta aspettando". E a me viene in mente una
mi viene in mente una citazione: se guardi abbastanza a lungo il merro, alla fine sarà il merro a guardare dentro di te. Esatto, non tutto. Ok, cosa ti manca? Scusa, questa la merita. Iena. Vabbè, adesso poi, tropicale. Poi ci faccio le foto, casomai. E ok, allora le avevo prese anche lì. Bene, dei due Merrow. Allora, vi danno il benvenuto, quindi, e vi dicono: ah, benvenuti, vi stavamo giusto aspettando. Io vado a stringergli calorosamente la mano. Gli amici di Carlo sono anche amici miei. Bentrovati, amici. Te la stringono di buon grado, sono comunque, per essere dei Merrow, sono molto cordiali. Sono brutti, sono delle bestie veramente brutte, sti Merrow. Fate conto che sono delle sirene che si strascinchiano per terra, e sono tipo delle sirene però mostruose, dei tritoni assolutamente mostruosi. Vi dicono appunto che quello che vi dicono è: il nostro re vi sta aspettando. Anche il re è una persona abbastanza cordiale. Lui ha messo su una società praticamente perfetta, e nessun tipo di sgarro è assolutamente tollerato nella nostra città di Telarieide. Qualunque sgarro da parte vostra vi costerà trovarvi sotto un muro di 1500 metri d'acqua. Vi avvisa in anticipo. E vi danno appunto il Merrow che vi sta parlando vi dice: per proseguire verso la città vi serviranno queste, e consegna a ciascuno di voi una poltiglia d'alga che chiameremo alga branchia. Non avrei mai detto che invenzione. Vi consegna questa poltiglia e vi spiega che vi permetterà, quello che ti spiega è: con questa, mangiando questa, avrete 10 minuti di autonomia subacquea. Solo per 10 minuti devo mangiare sta roba, e dopo? No, per 10 minuti, dopo aver mangiato questa roba, per 10 minuti potrai muoverti anche con l'armatura e respirare sott'acqua liberamente. Vi spiega che dovrete appunto nuotare in quella direzione, e subito dietro quel grosso scoglio che c'è un pochettino più in là vi spiega che ci sarà, che troverete troverete la città di Telarieide. Ma quanta ce ne dà di questa alga? Anche una testa. Volta per 10 minuti. Per 10 minuti, il tempo di arrivare alla città proprio. Ecco. Qui sì che mi serve un tiro costituzione per non vomitare tutto. No, io uso prestigitazione, la faccio diventare buonissima. ci sta. Anche perché di per sé sa di alga, cioè l'alga del sushi, se non ci mangi il sushi, il riso e il... Posso mettere un po' di riso dentro recuperato dalla nave e un po' di carne secca e fare dei mini roll di alga branchia, un po' di riso e carne secca, e poi li taglio a pezzettini. Praticamente un onigiri gli hai fatto. Un onigiri. Il Merrow ti spiega. Il Merrow ti spiega. Sono master chef. Lo posso fare. Il Merrow ti spiega che qualunque manipolazione esterna estranea a questo tipo di alga va a parte appunto eventualmente un incantesimo di prestidigitazione per renderlo un attimino più piacevole, rischierebbe di ridurre l'autonomia subacquea. Praticamente ti fa capire che potrebbe dare effetti collaterali. Esatto. Se vuoi fallo, però rischi di non arrivare a Telarieide. Noi abbiamo allora io molto molto delusa, con la faccia molto delusa
mi accingo a mangiare l'alga così com'è. Buone le alghe. È praticamente è tipo quella brodaglia che danno a Indiana Jones quando finisce nel villaggio degli indiani, no? Nel tempio maledetto. Cioè quella... Ecco, che schifo. Mi ha sempre sperato di non doverla mangiare quella roba. Non riesco neanche io, non riesco mai a vedere quella scena quando anche mangiano il cervello di scimmia. Io Il cervello di scimmia già un pochino di gola me la faceva, ma la poltiglia proprio, ragazzi. Sì, quella facevo... che non mangi neanche l'animello, non mangi il cervello. Allora. Sì, la poltiglia di Indiana Jones. Non era poltiglia, era brodo d'occhi. Era brodo d'occhi, ecco il brodo. Perché facevano parte, era una ricetta di famiglia, quegli occhi facevano parte della famiglia. Era cervello semifreddo. Il cervello, però, esatto, perché era semifreddo. Sì, era un gelatino, era un gelatino. Era un gelatino, sì. Dava l'idea, esatto, di un variegato alla marena. Il serpente? Il serpente sì, quello me lo mangerei. Il brodino, il brodo d'occhi? No, il brodo d'occhi mi faceva schifo. Ma avete gli occhi, a meno che ti sul resto. E invece il cervello di scimmia? Era un semifreddo, quindi era praticamente un mantecato alla marena. Di fatto. È per Halloween, è perfetto. Cosa mangia? Non lo so. Chiedi agli esperti, lei alla fine... Alla fine cosa mangia la signora? Oh, wow! Federico, allora, ho una vita che non lo vedo il tempo maledetto. Mi sono rivisto adesso quello sui nazisti. Non sento. Cos'è che mangia? Stacca. Perché mangia qualcosa? Sì, sì, mangia. Sì, sì, mangia. Però ma adesso... mangia dopo la cena. Dopo la cena cosa mangia? Vabbè, intanto una mela. Fate cazzi vostri, vado a prendere un attimo una mela. Abbiamo cacciato il master. Mi sono messo adesso l'Indiana Jones, però ho visto quello... Okay. A me è l'unico che piace, quindi Indiana Jones va da lei con una piace. Scusa. La frutta gli dice non ha mangiato, perché lei non ha mangiato, gli porta la frutta. Così. La frutta. E lei si comincia a mangiarsi la frutta, sì. Però il cervello di scimmia secondo me era più buono. No. Adesso io non voglio dire, però il Santo Graal, come fa a non piacervi Indiana Jones quando va a prendere il Santo Graal? È bellissimo quello del Santo Graal, è uno dei miei preferiti. È bellissimo. Il Santo Graal, non lo chiedi, Indiana Jones, è più crociata. Ma certo, la Coppa di Cristo. Primo. Quindi io direi che ci mangiamo questa monnezza verde e iniziamo a... Salute, la vita eterna. Orso polare, non serve, serpente e squalo tropicale. Ci siamo? A posti. Si è mangiato. Ok, allora... La poltiglia. Mangi una menta per mandarla giù. Allora. Cos'è Final Fantasy 3 questo qua? No, è il posto dove sto fermando, è Terra di Leida. Quindi praticamente noi siamo sott'acqua e c'è tutta questa struttura sott'acqua, Davide. Quella struttura, esattamente, quella struttura è anch'essa ricoperta... Atlantide. ...coperta dalla... da una bolla molto simile a quella dove eravate prima, però grande. La bolla dove eravate prima era piccoletta. Questa qui invece è una bolla molto grande. Infatti, tant'è che nel momento in cui arrivate e passate attraverso alla bolla, ricominciate a respirare normalmente, a muovermi come se fosse sulla terra ferma normale. È un sistema appunto è fatto apposta per accogliere eventuali visitatori. Siete ancora con Carlos, il quale il momento Carlos è abbastanza incalzante, vi fa capire l'urgenza di andare a parlare con il Big Boss. Il quale vi spiegherà esattamente come funziona questa un po' con i servizi. Allora. Quindi andando verso casa del re, passate, quello che notate è che la parte bassa della città, vedete
Nella parte bassa della città vedete principalmente lucertoloidi. E Carlos, passando, intanto vi spiega appunto, vi dice che quello lì è il quartiere dei lucertoloidi. Okay. È tipo Fauce. Sono come Fauce. Si è fermato. Sì, esatto. Me Maxi Maxi triste. Ma porca madre. È vero, siamo tristi. Dobbiamo fare così, boh. Stacca un attimo il mouse. Dici che è quello? Non so. Vabbè, detto adesso lascio così. Nel quartiere dei lucertoloidi. Nel secondo piano troviamo principalmente Merrow, che vi salutano. Tutti sono molto educati questi Merrow che abitano a Telarideide. Vedete comunque, quello che notate è che c'è un gran benessere in questa città sommersa. Dopodiché trovate il livello dei Quotoa. Quotoa, esattamente. Quotoa. Nel livello finale abbiamo, insieme al palazzo del re, appunto qua, troviamo tanti su... Sawagin. Quello è il quartiere dei Sawagin. E che cosa sono queste ultime due razze che hai nominato? Allora, i Quotoa sono tipo dei ranocchi. Sono tipo dei ranocchi che camminano. I Sawagin, un attimo che non me li ricordo più. Quindi sono antropomorfi comunque, come ranocchi? Sì. Sono dei ranocchi antropomorfi. Sono... Quotoa. Sono fatti... E parlano tutti strano. Sono fatti così. Ah, ok. Ecco, okay. Sì, gracidano. Di fatto non è che parlano, gracidano proprio. Ah, ok. No. Quella è la gallina. I Sawagin, adesso te lo dico, perché effettivamente è una cosa di cui non mi ero preoccupato, perché non sono da sua parte. Rakashasha RS. Salamandra. Sawagin. Sì, anche questi sono. Sono tipo il mostro della palude, no? Ah, ok. Ciao, io allora. Sono tipo il mostro della palude proprio. C'hanno quelle due pinne ai lati della faccia. E sono così anche comunque quello che notate sono tutti molto cordiali in questa città. Tutti i livelli dove siete passati nessuno vi ha dato un'occhiata storta, tutti vi hanno salutato cordialmente finché arrivate appunto dal re. Davide, mentre passavamo Carlos sembrava essere, diciamo, di casa, giusto? Da come era stato accolto. Prima sembrava uno che era conosciuto da queste parti. Tutti vogliono molto bene a Carlos. Ma come mai? Vogliono tutti molto bene a Carlos, di fatto è una persona molto molto ben voluta. Ok. E praticamente lui sarebbe il capo dell'intelligence alla fine, il buon Carlos. Allora, il re è un marinide, quindi di fatto un tritone. È un marines, grande. È un marines, esatto. È un marines. E vi accorgo, nel momento in cui arrivate appunto a palazzo, dice: oh, signori, finalmente siete arrivati. Che bella compagnia che abbiamo qui. Serva sua. E come si chiama la vostra compagnia? Compagnia... Cazzo, non ci siamo mica dati ancora un nome. Effettivamente. È colpa dell'ultimo video. Signore, mi metto sugli attenti e gli faccio saluti militare. Signor Generale Marins, signore, siamo la compagnia... di questi qua, di quei due, tre, quattro... Compagnia Lucente! La compagnia Lucente. La compagnia Lucente. Ai suoi ordini, signore. Le imprese di pulizie.
Beh, puniamo il male. Eh sì. Puniamo e puliamo. Quindi vabbè, insomma, no, non ci pensiamo, dai, avrete modo di dare, avrete modo di dare, o qualcuno lo darà per voi, pian piano passerete, man mano che la vostra storia si farà. Favilla, trova un nome gagliardo, tu che sei bardo, che devi cantare le nostre gesta. Allora, io sto già scrivendo una canzone per noi, okay. Ma al momento non ho ancora scelto il nome della nostra compagnia, perché credo che questo compito arduo spetti al più valente fra noi. E devo ancora decidere chi è il più valente fra noi. Il re si presenta come il re vi dice che si chiama Monerin. Ecco, lo trovate. Monerin. Sì, dice io sono re Monerin. È un nome perfetto per la nostra ballata. La mia città non è sempre stata sommersa. Prima eravamo sopra l'acqua. Io vivo al di là del tempo, e fino a quando a un certo punto si è materializzato un portale nella mia città, che è il portale che di fatto vi porterà poi al prossimo step della vostra missione. Il problema è che non abbiamo la runa che lo attiva. Nel momento in cui Vimalor si è interessato al nostro portale, io l'unica soluzione che ho avuto appunto è stata sommergere questa città, far morire le persone e gli esseri marci che l'abitavano, e popolarla di esseri, chiamiamole persone, anche se di fatto persone non sono, che fossero d'accordo nel costruire una società perfetta. Le nostre leggi sono molto rigide, non è tollerato furto, non è tollerato omicidio se non necessario. Chi uccide viene ucciso, diciamo, ecco, chi uccide senza ragione viene ucciso per una ragione. A chi ruba, chi ruba viene semplicemente espulso e rimandato in superficie. Vi spiega come funziona. E chi si ubriaca? No, ci si può ubriacare tranquillamente. Perfetto, se no eri in pericolo. Da ubriaco, a meno che non uccida appunto qualcuno, viene semplicemente imprigionato nelle nostre celle. Però io ho avuto è stato assolutamente necessario per salvare la mia città, è stato assolutamente necessario sommergerla a 1500 metri di profondità sotto il pelo del mare. Ma c'è qualche legge particolare che... Dove c'è pelo c'è mare. Violare senza saperlo, perché... No, direi di no, io ve l'ho detto. Se voi vi comportate bene, qui non succederà nessuno. Comunque, intanto, anche lui, anche appunto il re vi invita appunto a sedervi a tavola, vi ha fatto trovare un banchetto pronto. E accettiamo intanto, di buon grado. Molto bene. Mostra che... A base Bongole. Di sì, un banchetto a base di questo qua, tra l'altro è davvero a base di sushi il banchetto. Oh. È a base di alghe, pesce, ostriche, molluschi vari, cibo, un crudo di gamberi, frutti di mare, cocktail di gamberi, crostacei, precisamente tutto di gamberi. Ci sono 101 modi per fare i gamberi. Lui rimane con noi a mangiare? Lui rimane con voi a mangiare, perché sì, perché intanto vi spiega un attimino la situazione. Vi dice: ragazzi, qui la situazione è abbastanza grave. Allora, secondo la nostra intelligence sottomarina, la runa che serve per attivare il portale è in mano ad una daga malvagia, che è a capo di un grosso esercito formato da
da diverse creature marine e vuole appunto accaparrarsi il nostro portale e consegnarlo a Vimalor. Per poter fare parte per poter fare così parte delle sue file. Il problema maggiore in questo momento è che una megera che potrebbe essere interessata ad associarsi a questa naga ci ha rubato, è riuscita a rubarci un oggetto molto importante per noi, che è l'ocarina dell'oltreoceano. Anch'io ho un'ocarina. Ed è un'ocarina di splendida manifattura. Guardarla così sembrerebbe che sia stata fatta dal buon Eddie, o mi sbaglio? Esatto, è proprio sua, l'ha fatta Eddie, anche la vostra l'ha fatta Eddie. No, la nostra non l'ha fatta Eddie, e Carlos a questo punto fa una svisa di chitarra. Questa l'ha fatta Eddie. Wow, e io ci suono sopra con l'ocarina, anche seguo il suo accordo suonando una melodia con la mia ocarina dell'oceano. Il re batte le mani contento vedendovi suonare così entusiastici. Il re è una persona molto bonaria, è come se fosse re Robert da giovane, però un re Robert Baratheon giovane con le pinne. Suono l'ocarina. Quindi un bel cristone alto con i capelli neri, gli occhi azzurri. Un figo dell'accidenti, come si confà a lui, e dietro le spalle ha un grosso martello da guerra. E ha una bella mazza pure lui. Ha una bella mazza. Mi piace. Ha un martellone, diciamo. Ehi, Antiope, ci piace il re, eh? Sì, è un gran bel re. Secondo me Argon è un pelino geloso a questo punto. No, non mi tange. No, ma la mazza di Argon è inarrivabile. Allora, ha dato prova di valore in più di un'occasione, quindi. Quello che esatto. E che appunto proseguendo con il racconto dell'ocarina del Draciano, vi dice che sempre secondo la sua intelligence, dice: la mia intelligence mi ha fornito informazioni abbastanza certe secondo cui questa megera consegnerà l'ocarina alla naga entro 2 giorni da oggi. È assolutamente necessario. Io devo purtroppo il mio esercito non è così grande in questo momento. Se io venissi attaccato dalla naga, avrei bisogno dalla naga e dal suo esercito, avrei bisogno di tutti i miei uomini qui con me. Quello che vi vado a chiedere è un favore relativamente semplice per un gruppo di eroi del vostro calibro. Senza nome. Senza grossi nome. Calibri al campo militare. Grossi calibri. Siamo al noi. Campo militare con Angelica Bella. un gran film, tra l'altro. Gran film. Qui, alla mia sinistra scuotono la testa. Il favore che vi chiedo, ragazzi, è di andare alla grotta della megera a recuperare l'ocarina. Di fatto dovrete sconfiggere la megera e il suo, da quello che sappiamo noi, non ha una grande, la megera non ha un grande esercito. Non ha un grande seguito, ecco, ripeto, dovrebbe essere una missione relativamente facile per voi. Non è assolutamente necessario partire subito, potete partire anche domani, avrete tempo, potete ambientarvi nella mia città, potete girare per i vari livelli della, appunto, di Telarideide. Nel primo livello dei lucertoloidi avete, loro sono degli ottimi artigiani, fabbricano, acquistano e vendono gioielli
scudi che loro costruiscono con le ossa, scudi e armature che costruiscono con le ossa dei loro nemici abbattuti. Al piano dei Merrow, i piani dei Merrow sono principalmente, i nostri Merrow sono principalmente dei contadini, si occupano di coltivare i campi di corallo. I Quotoa sono dei religiosi, hanno il capo dei Quotoa è un sacerdote, è un gran sacerdote, accompagnato dai suoi figli, che sono invece dei soldati, ma anche loro non, comunque passano per lo più la maggior parte del tempo la passano pregando, ma alla bisogna sono dei valenti invincibili guerrieri, valenti condottieri. Sono invincibili guerrieri e valenti condottieri. Mentre i Sawagin, che abitano il piano del mio palazzo, sono capitanati dal barone e dalla sacerdotessa, che è anche il mio braccio destro, mentre il barone è il mio braccio sinistro. Sono il barone e la sacerdotessa sono i miei più fidati consiglieri. E detto questo, se volete riposare adesso e fare un giro della città domani, non c'è nessun problema. L'ora non è particolarmente tarda, potete fare un giro per la città adesso e riposare dopo. Potete fare come preferite. Vi ripeto, la città, mi casa è su casa, come direbbe il mio caro amico Carlos. Anch'io quindi ci riposiamo adesso, poi ci rimane un giorno di tempo. Poi vi rimane la mattinata dopo per girare la città, però poi dovete partire con una certa urgenza. Sentitevi liberi di agire assolutamente come preferite. Ripeto, è tutto in mano vostra. Io anche come master a voi giocatori la parola va assolutamente a voi in questo momento. Io ho sonno e devo andare a dormire. Intendo Favilla. Allora Favilla vuole andare a dormire. Sì. Mi è venuta una botta di sonno esagerata con tutto sto mangiare. Antiope fa un inchino al re, dice la sua magnificenza, la sua ospitalità è bella quanto la sua persona, è ineguagliabile. Sarò felice di visitare la sua città. Sono d'accordo con la mia amica, sì. La però io vado a dormire. La soddisfazione è il nostro maggior premio. Questo mi lascia un po' sconvolti, questo suo tic in Bene. Allora, che fate? Io vorrei fare un bagno caldo con degli oli. Potremmo essere la compagnia delle Indie, così quelli che ci regalano a Natale possiamo usarli per farci il bagno adesso. Allora vi dice che quello che ti dice è che il posto migliore per fare un bagno e rilassarsi è indubbiamente il piano dei Merrow. Ok. Quindi troverai una spa con Merrow massaggiatori e un bagno turco, tipo un bagno di vapore, una bella vasca grande. Perfetto. Che è il secondo livello partendo dal basso. Argor, ti unisci a me nella spa? Sento che la mazza ha bisogno di prendere un po' di caldo. Direi di sì. Anche perché col freddo si rintrizzisce tutta. L'acciaio. Diventa una mazza pigra. Ok. Tu vuoi fare, se vuoi fare la sintonia, la puoi fare. Ah, ok. Sì. Devo fare qualcosa di particolare. Tirando alla 20, dimmi in che animale vorresti provare a trasformarti per sintonizzarti, e tirando alla 20.
Ah, devo provare, devo provare. Questa la voglio vedere, però. Mi serve davvero. Da mai quello che succede. Ti dico svantaggio. Prima di andare in sauna la voglio vedere. Sì. È ancora sintonizzato. Quindi, vabbè, trasformiamoci in qualcosa di non troppo... Un drago. Lo scarafaggio. Di fuoco gigante. Lo scarabeo. Uno scarafaggio, uno scarabeo, sempre una roba schifosa, eh? Allora, cosa può andare storto? Niente. Se no non due. Sì. L'ho fatto? Ah, non ho detto Yahoo. Ah, giusto, vai. Yahoo! Ok, allora, anziché trasformarti, visto il 2 di risultato, anziché trasformarti in uno scarabeo gigante, praticamente le gambe rimangono le tue gambe. Però il resto, esatto, però il resto del corpo è di squalo. Bello, bello! Una trasfigurazione incompleta. Riesci comunque a respirare, però se dico queste pinne che fai così, beh, il re ti guarda incuriosito e dice: beh, meno male che qua sotto l'aria di qua sotto può essere respirata anche dalle creature marine. Testa di squalo. Esatto. Il risultato di 1 e 2 ti avrebbe fatto trasformare a metà in qualcos'altro di diverso, di qualcosa di diverso. I piedi sono normali da uomo. Sì, le gambe sono le tue. Però quindi sono gambe di tiefling, c'è anche la coda anche. Però per metà sei squalo. Vabbè, non è che sei stranissimo, tanto non è che sono tanto più belli qua. Sì, infatti. Passi persino la cosa bella è che passi inosservato. Comunque ti poi dopo l'ilarità generale, dopo un paio di minuti, puff, ritorni coso. E questa è una cosa che ha sempre. Allora, adesso diciamo che dopo questo simpatico siparietto generato appunto dal tuo 2 di dado, adesso comunque sia, quando tirerai il dado da 20 per trasformarti, non tirerai più con adesso sei sintonizzato, non tirerai più con svantaggio, però comunque l'amo è piuttosto instabile, esatto, comunque il rischio c'è sempre. Bello. Non è da usare, diciamo che non è da usare a cuor leggero, ecco. Okay. Quindi boh, adesso sei sintonizzato con l'amo e tutto a posto. Potremmo far valutare le gemme che abbiamo trovato. Per far valutare le gemme che avete trovato, quindi dovete andare gli artigiani erano i, non me lo ricordo più, i lucertoloidi, esatto. Allora, ok, diciamo che fai valutare le gemme sono tutte gemme che valgono 10 monete d'oro. Nella fattispecie sono 7 lapislazzuli, 5 malachite, 7 lapislazzuli di color azzurro opaco con pagliuzze gialle, 5 malachiti di color verde chiaro opaco striato di nero. Malachi, tu sei proprio malachite. Nere opache. Comunque sono 20 gemme del valore di 10 monete d'oro. Mentre il diadema argentato. Il diadema d'argento con le due piccole, il diadema di Priscilla Corvonero, vale 150 monete d'oro. Vabbè, la mia quota quant'è? Quindi in tutto quant'è? Non ho capito. Io non lo so, io darei tutto da Argon, che è il nostro... Allora, sono 300 monete d'oro. Non possiamo vendere il diadema. No, ma io non direi neanche di vendere al momento le pietre. No, io non direi di non vendere niente, perché già sono ingombranti le monete. Mm. Io per quello vi ho dato le gemme. Vabbè, nel senso, poi fate assolutamente... E facciamo delle pietre. Tutto quello che volete. Il diadema mi piace, mi sta bene. Allora,
le pietre possono essere usate per fare degli incantesimi. Al momento non ne tengo bisogno, però potrebbero servire. Allora, le gemme le teniamo e teniamo il diadema e volete spartirvi le monete di Electrum o Argento o spenderle magari per qualcosa? Quanto mi viene a me? Allora, io le monete non le voglio proprio. Electrum e 200 monete d'argento. Non ho capito, scusa Puma. 100 monete di Electrum e 200 di argento in monete che avete trovato, più gemme per un valore totale di 200 monete d'oro e un diadema del valore di un diadema del valore di 150 monete d'oro. Che adesso mi sai. Quindi vedete voi se volete vendere subito le gemme, se volete subito convertire le monete d'oro, se volete tenerle lì. Questo è assolutamente. Cosa volete fare? Per il momento diadema e gemme possono servire. I soldi li potete prendere tranquillamente voi per fare acquisti. Sì, anche per... Io volevo andare in una taverna. Allora, 100 monete di Electrum, se non vado errando, è come lo stesso di 50 monete d'oro. Ok. Mentre 200 monete d'argento, Fede, aiutami. E ogni 10 sono una moneta d'oro, quindi sarebbero 20 monete d'oro. 20 monete d'oro. Ok. Quindi sono 70 monete d'oro. Siamo in 7. Vengono no, siamo in 6. Sì, siete in 6 voi. 10 monete d'oro a testa, con 10 ci paghiamo da bere. Quanto beviamo con 10? Minchia, tanto beviamo con 10 monete d'oro. Ci beve, eh? 10 monete d'oro bevete tantissimo. Ma sono generosi, sono la mancia. Allora, il quartiere dove si beve, il quartiere del pub e il quartiere dei Quotoa. Il terzo? Sì. Il terzo. Okay. Ah, ma io adesso sono nella spa, eh. Mo non mi dovete romper ca. Mi sono andato a fare il bagno. Ditemi dove siete. Favilla e Argon sono alla spa, se non sbaglio, giusto? Sì. Sì. Okay. E ci facciamo le coccole. Jover e Federico? Allora, io parlo un poco con il re. Tu vai? Io parlo un poco con il re. Ti faccio vicino al re praticamente. Non ti preoccupare. Aver sacrificato tutte quelle persone per una giusta causa. Passerà. Il re ti guarda, ma in questo momento dal re ci sono solo quindi il re e Drover. E no, pure io. Perfetto. Il re ti guarda e dice: Drover, l'uomo delle mille vite, sapevo che ti sarebbe piaciuta la mia scelta. Ho sentito molto parlare di te. Sì, diciamo che il mio passato non è stato così limpido e immacolato. Esatto, esatto. È anche per questo motivo che ti tengo particolarmente d'occhio. E ci sta, però diciamo che sono cambiato. Cerchiamo di non fare quello che è stato fatto. Ok, ma non qui perlomeno, e questo te lo chiedo diciamo come un favore personale. Va bene. Poi di tutto il resto, in tutto il resto del mondo e dei vari piani puoi fare assolutamente, sei liberissimo di fare tutto quello che vuoi. Quello che ti chiedo è di non fare danni nella mia città, per favore. Ci ho messo no, tanto. È una bella città, mi piace. Mai vista una città così sotto l'acqua poi. Eleg, dimmi, vorrei sentire il tuo punto di vista per quanto riguarda Vimalor. Cosa ne pensi di questo suo profetizzarsi, di questo suo elevarsi a profeta di Shar, al punto di arrivare a creare, addirittura a storpiare il suo simbolo? In questo momento la posizione ufficiale della Chiesa è che Vimalor è un fanfarone, sì, è un eretico, esattamente, si sta spacciando per chi non è, e chiaramente non ha l'appoggio né della Chiesa, e secondo la Chiesa non ha l'appoggio di Shar. Esatto.
il mio coinvolgimento in questa storia è prettamente di verifica e poi dovrò fare le dovute constatazioni una volta arrivati da Vimalor e vedremo che cosa ci sarà da fare. Non sono per niente ottimista di base, non lo sono di natura, ma in base a quanto ho visto fino adesso sono molto preoccupato. E soprattutto la cosa che mi sfugge è se, ammettendo che Vimalor non sia effettivamente, come dice, un avatar o comunque un profeta di Shar, chi è che gli sta dando la forza? Chi è che gli sta fornendo così tante risorse? È quello che quello su cui la mia intelligence a questo momento, allo stato attuale dei fatti, la mia intelligence ci sta lavorando. Purtroppo, come detto, siamo rimasti bloccati nel non poter attraversare il nostro portale. Diciamo che questa è un po' anche la vostra missione. Appunto, voi abbiamo bisogno di voi. Io sono il capo della resistenza di Vimalor. La nostra noi ci facciamo chiamare The Resistance of the Realms. The Realms, come si pronuncia Realms, Fede? Realms. Ok, Realms. The Resistance of the Realms. Abbiamo, come avete visto, avete incontrato Taramas, tra l'altro interessante la tua mano destra, Eleg. Avete già incontrato Taramas, che è uno dei nostri luogotenenti più importanti, insieme alla sua fidanzata Aria. Avete liberato la sua città e tutta la resistenza ve ne è grata. Ci siamo trovati ad un impasse nel momento in cui non siamo riusciti ad attraversare il portale, mancandoci la runa per attivarlo, questa runa che è appunto in possesso di questa naga malvagia. Oltretutto ci si è messa anche quella megera di una megera a rompere le scatole, rubandomi l'ocarina, che è il mio strumento principale. Strumento musicale, ma strumento anche proprio da un punto di vista strumento di difesa per la mia città. L'ocarina dell'Oltreoceano è una delle cose, la cosa che ci ha difeso, che ci ha aiutato molto, come vi dicevo. Le persone che vedete, noi, la nostra società è composta dalle persone che avete visto, non siamo moltissimi. Senza l'ocarina, in un eventuale scontro futuro, riusciremmo a stento a cavarcela, ecco. Quindi io quello che so fino a qui ve l'ho detto. Cos'è che, da dove prenda le sue risorse, non lo sappiamo. Vimalor è tornato in vita dopo tanto tempo, è una creatura comunque, non è più un uomo assolutamente, è una creatura molto malvagia e molto potente. Su questo non c'è alcun dubbio, avete visto anche voi la nebbia oscura che circondava le città dove siete stati. Siete riusciti fin qui a diradarla. Chi ha provato ad attraversare la nebbia è diventato parte della nebbia stessa. Ecco. La nebbia che Vimalor ha posto intorno alle sue conquiste è fatta di
di malvagità pura, una nebbia di non morte. Per dirla in termini outgame, perdonatemi, è come il nulla della storia infinita, ecco, praticamente. E ciao, mio caro. E questo è tutto quello che ti so dire io al momento. L'urgenza c'è, i tempi sono abbastanza stretti, non così tanto stretti da non potersi godere una giornata, una nottata di meritato riposo, ecco. Ah, e tra l'altro complimenti per l'ottimo lavoro sulla nave di Hassan. Grazie, sacrato. Carlos mi ha già riferito delle vostre eroiche gesta e sono assolutamente molto soddisfatto del vostro lavoro. Sciocchezzule. Sulla Wrath of Vilamor, Mio caro, parlando di Vimalor, ci stanno un sacco di modi per cui un morto può risorgere e può acquisire potere. Nella mia vita ne ho viste un paio di brutte, quindi... Immagino. Ok, signori, dice il re, si rivolge appunto a Eleg e Drover, e vi dice, signori, se non vi dispiace, io dovrei andare un attimino a vedere i miei consiglieri più fidati. Come detto, sentitevi liberi di gironzolare per la città e di tornare a palazzo nel momento in cui sarete pronti per riposare. Vabbè. Rispettosamente saluto. Ricambia l'inchino come un ippogrifo. Io lo saluto normalmente. Da immortale a immortale, praticamente. Detto ciò, mi incammino verso la zona dei fabbri, nel mentre passiamo anche agli altri, diciamo che io dal palazzo mi incammino verso la zona di armi, armature, fabbri e compagnia bella. Allora, i fabbri erano i lucertoloi, no, erano primo livello, sì. Sì, giusto, i lucertoloidi. Ok. Dai lucertoloi, ok. Argon e Favilla, siete sempre in acqua? State facendo... No, basta, io ho tutte le dita rappucite. Ok. Antiope. Io mi sto riposando. Antiope è andata in giro per le varie città, così, semplicemente a camminare, a vedere i palazzi, a vedere le bancarelle e le persone che diciamo ci vivono, fare la turista per una volta. Ok, la città. Ho visto tanti posti strani e bizzarri, allora ci tiene a vedere anche questo. Ok, passando per i vari livelli, ispiri non troppa curiosità, diciamo le creature, quelle più giovani, ti si avvicinano, ti guardano un po' più incuriosite. Gli uomini d'arme ti salutano come ci si saluta tra uomini d'arme, diciamo. Vedo delle armi particolari, Master, per semplice curiosità mia. No, allora, ci sono dai lucertoloidi, vendono principalmente... Non smontarmi la torre, Matteo. I lucertoloidi vendono principalmente... Non molestare il Master. Sono armi d'osso, quelle che... Oh. Cioè, apostrofo osso, quelle che vendono i lucertoloidi, lance, spade con... spade fatte da spine di pesci piuttosto che di esseri di cui non capisci bene la provenienza, scudi fatti con ossa più piatte, detta proprio così, comunque niente di magico, ecco. Sì, sì, sono le armi strane, sono sempre carine da vedere. Cioè, particolari come forma, ecco. Sì, particolare, sì. Più che come funzionalità.
E niente, mi incammino verso il pub e chiedo al locandiere se mi dice le ultime notizie, se è successo qualcosa di particolare. Allora, il locandiere... Oltretutto qualcosa di forte del luogo. Allora, il locandiere ti serve, grazie, ti serve una bevanda che ti dice chiamarsi Skooma. S-K-O-O-M-A. La Skooma, capito. Ti serve, il titolo del pub ti serve, un bicchiere di Skooma e ti dice che ultimamente c'è molto fermento perché ci si aspetta da un momento all'altro di essere attaccati. A quanto pare, lui non è che sa proprio di preciso tutta la storia, ti dice che ci si aspetta di essere attaccati da un momento all'altro da una naga malvagia e il suo esercito. Poi per il resto ti fa praticamente un riassunto di quello che ho detto, di quello che il re ha detto a sì, sì. Di quello che il re sì, ha detto sì. A Eleg, no, sì, e che hai appena sentito, ecco. La Skooma è molto forte. Mi bevo la Skooma molto molto forte, ma molto molto buona comunque sia, bisogna dire molto. Ma come è fatta questa? È curiosa. Ma non lo vuoi sapere. A questo punto arriva un tizio vicino a te. Arriva un Quotoa che gracidando qualcosa che ti sembra che a occhio gracida qualcosa, porgendoti un biglietto che quando apri presenta sopra una mano nera e sotto la scritta "lo sappiamo". Io lo guardo per dire e tu chi sei? Cro 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 e saltellando va via. Va bene, dall'altro lato giro il biglietto, dall'altro lato c'è scritto niente oppure non c'è scritto niente. Strano, molto strano. Va bene, mi intasco comunque il biglietto e mi incammino verso le terme. Ok. Allora, Drover e Eleg, tutti avete fatto qualcosa, volete andare a riposare e prepararvi poi per la... Sì, per la... sicuramente. Sì. Ok. Prim. Dormite e vi svegliate. Quindi siamo rifullati. Il giorno per tutti, tranne per... Sì, chiaramente è un riposo lungo, quindi dopo aver recuperato i punti ferita con i due banchetti, adesso recuperate anche tutti i vostri slot e tutto quanto. Avete di nuovo tutto quanto a vostra disposizione. Prima di partire, siete pronti a partire? Sì. Io volevo andare un attimino. Quanti soldi c'ho? Quanto mi è venuto a me di soldi? A te ti sono venuti 10 monete d'oro. Cioè, 10 monete d'oro a tutti. Electrum e argento per un valore di 10 monete d'oro. Se vuoi, Pavilla, io ho 65 monete d'oro. Se ti serve comprare qualcosa. No, no, era solo per sapere. No, allora rimango così come sono. Sono abbastanza a posto così. Ok, pronta. Allora, dov'è? Fornisce a ognuno di voi 5 alghe branchie, come quelle che vi aveva dato il merro, il portiere, diciamo. Che schifo! Non c'è un altro modo? No, a meno che non vuoi, cioè, tu sei anche, considera che quest'alga ti consente di nuotare nonostante tutto il tuo equipaggiamento. Ah, è vero. Quindi, che sì, lo so, è disgustoso. È un po', se ti fa schifo, l'effetto è come nel cartone di Super Mario quando Mario mangia il fungo per la mano. Sì. L'effetto che ti fa è più o meno quello lì. Comunque, Mario! Ma io no, lo posso usare per trasformare gli altri, solo te stesso. Solo te stesso. Sì, 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 quello trasforma solo te. Lo vuoi trasformare in un pesce?
vi dà appunto queste alghe, sempre che ve ne dà 5, vi consentono di stare sott'acqua per 10 minuti. Vi dice la grotta... 5 teste. Ah, 5 teste! 50 minuti in totale. Non è male. Sì, avete un totale di 50 minuti di autonomia subacquea, di respiro subacquea. Noi dobbiamo mangiarle tutte assieme o possiamo mangiarle anche mentre... No, dovreste mangiarle una alla volta. Ah, tutte assieme no. 10 minuti di autonomia. Okay. Eccomi. Vi spiega, la grotta della Megera è da quella parte. Più o meno la distanza è un 7-8 minuti di nuoto, quindi con un'alga branchia dovreste riuscire ad arrivare, e poi ve ne servirà chiaramente un'altra per ritornare, salvo imprevisti. Ok, vi incamminate, cioè vi, come si dice, vi innuotate? Innuotiamo, sì. Prima di fare di camminare io uso prova famiglio. Ok. Grande. E faccio comparire un quipper. Okay. Un quipper. Sì, il quipper. È tipo un piranha il quipper. Esatto. Quipper. Io siccome sono ancora nuovo alla cosa, ma mi fido piuttosto ciecamente a proposito del pipistrello, eseguo lo stesso rituale prima di partire e evoco anche io un quipper. Ok, quindi avete due quipper sì, con voi. Allora, scusatemi un attimino, vado a cercare un attimino due pescetti. Allora, intanto siete in acqua. Allora, free assets, creators and monsters, qualcosa di subacqueo che non voglio andare a aprire quello affare là. Ma poi un pesciolino, qualcosa così. Sì, lo so, ma sì, mi sa che vi darò... Non c'è niente di subacqueo. E vi darò quindi due serpentelli. Bene. Tocca già sigaretta. Allora, un serpentello qui. Un altro, se vuoi andare a prendere in frigo, vai pure, Matteo. Tanto qui c'è un altro. Allora, questo serpente qua do il controllo a Federico, quindi rappresenta personaggio Eleg. Prendi anche poi, te, per favore. Io non so voi, ma io non vedo noi nella mappa, vedo ancora la città. Non ci siete, di fatto non ci siete in questo momento. Okay. Okay. Vedo ancora il pub io. La pub, pazienza. Non ti preoccupare. E invece con Drover, perché non ti trovo? Perché non ti trovo? Personaggio Drover, eccolo qua. Ok, allora adesso vi nuotando, mettiamola così, vi porto direttamente qua, nuotando, adesso vi ci porto, player, untitled, eccolo qui. Ci siete? Sì. Allora, qui, allora, siete sott'acqua, quindi valgono le regole del combattimento subacqueo che trovate sul... Non ho idea. Per chi ha il... adesso ve lo dico. Allora, siete sott'acqua. Davanti a voi avete uno squalo, come potete vedere. Lo squalo. Lo squalo, con la C. Sì. Uno squalo scritto con la C. Carlo, se vuoi raccontare la questione dello squalo scritto con la C, intanto cerco il suo combattimento sul barco. Allora, da piccolino gli hanno fatto fare un pensierino, no? Non mi ricordo se era qual era il suo animale preferito sullo squalo di per sé. Eravamo stati all'acquario di Genova, avevo fatto la ricerca sullo squalo. Sullo squalo, beh, comunque fa tutta sta ricerca sullo squalo, no? Scrivendo almeno 50 volte la parola squalo, no? Tutte con la C.
alla fine il voto non c'era neanche il voto, c'era scritto maestro, gli ha scritto solamente squalo, si scrive con la Q, non è che gli ha dato il voto altro, che cattivo, bene male. Gli ha scritto squalo, si scrive con la Q. E allora la roba bella è, mentre io lo leggevo, era lo squalo è un animale che ma lo squalo a me con la Q mi suonava tipo squalo. Guarda, era squalo, lo squalo mi suonava. Fede, vale, guarda che è arrivato. C'è una patatina. Ok, allora, combattimento sott'acqua è abbastanza semplice in realtà. Avete svantaggio sempre sul tiro per colpire. Ah, facile. Combattere sott'acqua. E sia per qualunque, anche incantesimi. Sì. No, solo con attacco di arma da mischia. O cazzo. Con attacco d'arma da mischia avete svantaggio. Un'arma da lancio, un'arma agitata a svantaggio se oltre la gittata normale, ecco. Sapete che le armi da a distanza hanno due gittate. Io c'ho la balestra. La gittata normale avreste svantaggio. Incantesimi tutto a posto. Tutte le creature sommerse, diciamo, dall'acqua hanno resistenza ai danni da fuoco. Vabbè, tutta roba scritta sul manuale, quindi non è un guaio se ve lo dico a voce, ecco. Allora, provate a muovere i serpenti, Drover e Eleg. Sì, sì. Okay, avete trovati subito i vostri. Perfetto. Siamo sicuri che noi non possediamo una velocità di nuotare, visto che è conferita dalla magia dell'alga branchia, no? No, 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 non dice niente a riguardo, dice solo che vi fa... Sì, praticamente ignoriamo le cose dell'acqua. Sì, chi ha natura pesante non va a fondo e permette a tutti quanti di respirare sott'acqua. Però non vi sono venuti i piedi palmati come Harry Potter, via. Ma è una domanda. Incantesimi che hanno componente verbale funzionano sott'acqua? Oppure funziona tipo la bolla del silenzio? Questo non è... non è contento. E io posso suonare gli strumenti sott'acqua? Ragazzi, io vi giuro che no. Questa è una cosa che non c'è scritta sul manuale. Meno che non sia sul manuale del master, però... Allora, in realtà lo strumento e l'incantesimo hanno bisogno di ossigeno. Se noi riusciamo a produrre ossigeno con le branchie, non si dovrebbe creare il problema. Esatto. Ma allora, soprattutto... Torno in bagno io, scusatemi un secondo. Torno subito. Vai, master, non ti preoccupare. Iniziative, ecco. Quando sono, me le dite. Sì, potete lanciare... Allora, mettiamola così, l'alga branchia vi permette di parlare sott'acqua. Vi permette di parlare e di respirare sott'acqua, quindi canterò. Componenti verbali li potete lanciare, Carlo può fischiettare e suonare l'ocarina. Arrivo subito. Ah, userò la voce. No, 5-10. Attenzione, farò il mio 1 in iniziativa. Meglio fare i critici su iniziativa. Mica, io ho fatto 10. Ma me l'ho chiamato però, porco. Minchia, che merda, 7,16 mi fa morire questi tiri con le virgole. C'è la possibilità di impostare il decimale per evitare le iniziative uguali, e è basato su quanta destrezza o quanta quello è che c'hai. Bello, mi pare che si mette. Sì, nella scheda del personaggio, accanto al tab dove c'è scritto incantesimi, c'è la rotellina. E nella rotellina, nella colonna di mezzo, c'è aggiungi il tiebreaker di destrezza all'iniziativa. È un flag che si deve mettere, è un tick. Non
Allora, Puma, dimmi. No, ci sei. Sì, sono tornato. Un attimo, tirare l'iniziativa anch'io. Aspetti, tiro pure quella là per il pesciolino. Ho capito, è quel discorso che diceva la squadra. Ok, perfetto. Intanto nessuno allora ok, dove siamo? Doppio 7. Allora, Elodie. Pesce di Eleg uguale, stesso 7-7? Sì, molto bene. Drover, il mio pesciolino ha fatto 20. Il pesce di Drover ha fatto 20 e Drover? Sì. Il Drover ha fatto 1. Fortuna il suo pesce, io 10. Allora, ok, Matteo Glico 10. Glico 10. Pavilla 10. 10. Antiope 4. 4. E Argon 16. 16. Ok. Un attimino. Arrivo 10 più grossi. Arrivo. Minchia. Ok, molto bene. Allora, inizia quindi il pesce di Drover. Sì. Lancio il mio pesce in posizione defilata. Fare una coda per cucire. Mette il cucchio. Vai, pesce di Drover. Fatto. Ok. Dopo il pesce di Drover che ha fatto 20. Dopo il pesce di Drover che ha fatto 20, il pesce di Drover si trova davanti. Che se lo trova squalo lì. No, una piovra gigante. Wow. Una piovra gigante che, trovandosi lì il pesciolino a portata di mano, gli dà una tentacolata. Gli dà una tentacolata e fa critico. Beh, mi sembra giusto. Che botta! Ho crittato il pesce, tra. Allora, da una parte mi dispiace anche. Comunque sono gli fa un bel po', un po' di danni gli fa. Sono 9. È andato. No, ok, perfetto. Drover, il tuo pesce muriò. Addio. Esatto. Ti giuro che mi dispiace. Rido, sì, per forza. Povero. Scusate, mi giuro che mi dispiace. Sì, pesce, ti volevo bene come figlio. Salutavo sempre. Anche quanti punti aveva il pesciolino? 1. Eh sì, qui per un punto ferita. Allora, 4 meno 1, se non sbaglio. Esattamente. Allora, dopo la piovra, tocca quindi ad Argon. Ma una piovra non è uno squalo. Una piovra, quello a destra, tutto a sinistra è uno squalo. È uscita fuori una piovra. Ah, che era nascosta. Sì. Quanto possiamo spostarci? 9 metri. Come sempre, è la velocità. Allora,
Però potremmo andare. Io dovrei arrivare più o meno qua. La dimensione. Aspetta, fammi controllare. Perfetto. Mi metto qui e passo. Passi? Sì. Ok. Quindi dopo di te, dopo di te ci sono i 10. Tra Glico e Favilla, chi è più distrutto? 16. 18. Allora Favilla. Allora, Favilla, visto che la balestra non dà svantaggio, gli tira una balestrata. Alla piovra? Alla piovra, sì. Vai, balestrami la piovra. Speriamo. 21 totali. A voglia. Tira il dado. Zampirone. Allora, aspetta, un dado da 8 più 4. Gli faccio 9 danni. 9 danni alla piovra. Ok. Ok. E passo. Molto bene. Dopo Favilla, quindi tocca a Glico. Avevo dimenticato di dare. Aspetta, guardo un attimo la distanza. Dove sono io? Tu sei l'ultimo della fila. Ah, ok, mi piace. Bene, aspetta, lo squalo. Oh. Va bene, provo con tocco gelido. Ma tiro un po'. Toccami. A 21, la voglia. Così io è un dado 8 questo. Quanto? Ma un di 8. Sì. No, dico quanto è un 8. 8 danni. Porca. Ok, è una bella tocchignata necrotica. Vabbè. Ok. Molto bene. Eleg, tra te e il tuo pesce chi è che ha più destrezza? Eh no, siamo uguali, credo. No, il pesce tiene un 16 di destrezza. Ci abbiamo uguale allora. T'ho detto, ci abbiamo uguale. Ah. Oh, okay. Allora, vedi tu chi vuoi far fare prima, se vuoi far prima. Sì, sì. Allora, devo giusto controllare una cosa. Un'azione. Ah no, deve essere entro 5 piedi. Ok, no, allora no, il pesce lo faccio venire semplicemente vicino a me come azione, mentre io punto, porto la mia attenzione sul polipo, provo a disegnare i miei glifi in acqua e gli do un pugno e si genera comunque un'onda d'urto che va verso il polipo, che mi deve fare un full health, no, mi deve fare un DC 15 su Wisdom. Wisdom fallito e sono 3 danni necrotici. Allora 3 danni necrotici. Glifo. Ok, molto bene, quindi il pesce ha fatto quello che doveva fare. Antiope, avrei bisogno di sapere la tua destrezza, per favore. Allora, io di destrezza ho più 1, 12, scusatemi. Destrezza 12? Destrezza 12. Che cazzo è qui? Arrivo, No, allora tocca prima lo squalo, lo squalo. Che lo squalo. Ha una discreta velocità subacquea, chiaramente. Voilà. Ma non sufficiente per arrivargli addosso.
perché arriva solo fino a qua. Ok, la squadra, lo si scatto, muove, eh? La squadra si muove lì e... Dove vai, gatto? Ok. Qualezza. Tocca quindi a... ad Antiope. Allora, Antiope nuota anche lei. Zitto e nuota, nuota e nuota. Si mette qui, si mette qui. Prende il suo bellissimo arco appena prestato dai suoi allegri compagni e archeggia contro il polpo. Archeggi contro il polpo, vai, colpiscimi. Da 20 più destrezza più competenza. Hai competenza? Sì, allora io dovrei, l'ho scritto nelle armi nella scheda e dovrei aver fatto tutto giusto, quindi speriamo. Con l'arco hai svantaggio però. No. Entro nella gittata in cui non ha ancora svantaggio. Dovrei aver messo tutto giusto, vero Master? Hai fatto 19? No. No. Ho sbagliato. Allora, dentro la gittata normale ha svantaggio. Oltre la gittata normale manca automaticamente. Automaticamente, giusto, grazie. Perché? Prego. Allora ho svantaggio. Allora devo rifare un altro tiro tirante. Scusa, sorella, non è per no, me, no, 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 ma è giusto così, scusa. Per giustizia. Comunque l'hai colpito. Va bene, però no, se uno ha vantaggio o svantaggio, queste robe... Grazie altro master. Non è giusto fare cose che il master non sa per inculare il master e togliere il divertimento. Esatto, no, non ha senso. Casuale. Come esatto. Siamo saggi stasera. No, visto che a volte capita che qualcuno fa cose che non dovrebbe fare, ma il master è ignaro e lascia fare. Sì, il master è igna. Allora, 4 danni? 4 danni, colpisco un tentacolino del polpo, penso già di farlo alla piastra. Il polpo è ancora vivo, comunque lì. Tocca Drover. Drover fa... dei fuoco. Adesso va a usare una palla di fuoco, guarda. Posso beccare tutti? Hai voglia. Sì, penso che mi accanirò sul povero polpo, perché mi ha ucciso il povero piragna. Giusto. Sì, proprio malamente subito. Con un tentacolo. Bastava uno scudo per ucciderlo, però... Lanciamo un bel raggio di gelo. La voglia. 26. Allora, mi sa che ti pigli un danno. Un danno? Mazza che sfida. Però la sua velocità è di me, cioè, 10 piedi mancanti, quindi su 3 metri in meno. 10 metri meno? No, 3 metri in meno, 10 piedi mancanti. 3 metri in meno, lui ha voglia. Questo si muove un sacco sott'acqua. Ok, quindi Drover era l'ultimo, si riparte, quindi il pesce di Drover è morto. È morto. E tocca proprio la piovra gigante. La piovra gigante, a questo punto... Scusatemi solo un secondo. No. Molto bene. Allora, la piovra gigante si va a portare qui. Che è una piovra, quindi non è che sia tutta sta grande. E dispari attacca il chierico, pari attacca il guerriero. Da guerriera. Ecco. Fatto 1. Quindi dispari. Attaccando. Allora, ti dà una tentacolata, Valerio. Non attaccava me, dispari? Dispari il chierico, pari la guerriera. Ah, ok. Beh, io ci ho provato. Classe d'armatura? Ti ho preso.
T'ho preso, ma non ti faccio grande. Porco cane. Critico. Comunque buon per voi. Allora, il danno è effettivamente esiguo perché sono... No, sono stati sbagliati. Comunque tanto era basso, quindi lo tengo. Sono di fatto sono 6 danni. Il problema è che sei afferrato. Sei afferrato. Quindi al tuo prossimo turno dovrei farmi un tiro salvezza. Tu sei incapacitato per il momento, la tua velocità è 0 e dovrei farmi poi quando arriva il tuo turno un tiro salvezza, cioè adesso subito dopo un tiro salvezza su destrezza o forza. Scegli tu quello che preferisci. E tocca proprio a te. Ok. Fammi allora. Sì, devi usare. Quindi un D20 più 3. Se vuoi, vedi tu cosa vuoi usare, o forza o destrezza? Quello che è il. Forza. Forza, ok. Quindi un D20. Sì, ha voglia. No, aspetta, ti ho dato un sacco di dadi. Hai tirato 3 dadi. Tira un dado. Ah, hai fatto 3 di 20 anziché un di 20 più. Sì, scusa, scusa. E così, tira solo un di 20 e poi aggiungi 3 a mente se ti viene più comodo. No, sei ancora. Ecco, che sfiga, ragazzi. Sei ancora afferrato. Comunque te lo dico, saresti stato afferrato anche con l'11 di dado, saresti rimasto afferrato comunque. Va bene. Allora, 4 tiri, sei riuscito a farne uno buono. Veramente. Allora, questo turno per te salta. Tocca, quindi dopo di te ci sono i 10 e c'è Favilla, aveva Favilla maggiore, vero? Sì. Allora, Favilla si sposta un attimino di culo. Poi, come azione bonus, conferisco l'ispirazione bardica, cerco di incoraggiare Argor, che lo vede in difficoltà, quindi gli fischietto una nenia incoraggevole perché possa liberarsi e quindi gli conferisco il dado di ispirazione bardica. Ok. Che lo puoi usare per... È un dado da 6 che puoi usare per aggiungere al risultato una prova di caratteristica, un tiro per colpire, un tiro salvezza. Puoi aspettare di aver tirato il dado da 20 prima di decidere di utilizzarlo, oppure puoi usarlo in combattimento per aggiungere il risultato un tiro effettuato per i danni dell'arma, oppure se ti tirano per colpire puoi aumentare la tua classe d'armatura del tiro di ispirazione bardica. Comunque c'hai un dado di ispirazione bardica. Ok. Con la mia azione normale gli tiro una balestrata alla piovra. Molto bene. Sbalestrami. Vediamo. Preghiamo alla che funzioni. 16 totale. Preso, preso. Hanno una classe armatura buona. Bassa, ste bestie, nel senso, ve lo dico. Meno male. Abbastanza facile. Come danno gli faccio 10 totale. Porca puttana. Ok. Bella botta. Molto bene. È ancora viva. Inizia a essere sanguinante, inizia a perdere inchiostro, via, diciamo. Ok, dopo Favilla, che è stata sfavillante, è stata spumeggiante, tocca a Spumeggiante. Bingo vuole stare raggio rovente, ma trasmutandolo, quindi consumando un punto stregoneria, uno dei miei... Che numero sono? 4, 5. Sì. 4. Uno dei miei 4 punti stregoneria. Ok, lo fai diventare raggio, cosa fa? Volevo farlo di fulmine, però non sono tanto sicuro, visto che è afferrato... Quindi no, lo trasmuto in gelo. Ok. Gelo, beh. E col primo raggio miro alla piovra. Ok. 16, 22. Preso, preso. Quindi sono 2 di 6. 2 di 6. 11 danni.
11 danni, inizia ad accusare, mezza scongelata, cioè congelata. Bisogna batterla prima di farla... Esatto, prima di congelarla bisogna batterla. Quindi va bene, tiro un secondo raggio di gelo a questo punto. 10-16. E se compaia sta morto. Ecco. Thomas More ha avvisato. Zan, zan. Edro, quindi Argon è libero. Quindi il terzo, okay, raggio come avanza a questo punto lo dirotterai sullo squalo. Vai. Ma mi passi 22. Preso. Ah, 10 danni. 10 danni, lo squalo è ancora vivo. Ok, bella azione, Glico, complimenti. Dopo Glico con il suo 10 ci sono Eleg e il suo pesce. Sì, allora pesce. Vediamo un attimo. Anzi, no, è troppo lontano. Ok, lo squalo è stato danneggiato da qualcuno, giusto? Sì, no. L'ho appena danneggiato Glico. Sì. Quindi io a questo punto porto la mia concentrazione, che non è una concentrazione, però insomma, mi concentro sullo squalo, disegno di nuovo il glifo, altro pugno e l'onda d'urto, spero raggiunga lo squalo, che mi deve fare anche lui stessa cosa, il tiro salvezza su saggezza. Porca puttana. No, l'ho fallito. È tanto un non necrotico. Un danno necrotico. È ancora vivo. Sì, il pesce al momento rimane vicino a me. Molto bene. Allora, un momento, aspetta un attimo, rimane vicino a me e mi fa l'azione di help, di aiuto, qualunque non si sa mai. Ok. Allora, pesce per... Allora, prima aveva fatto prima lo squalo o prima tu? Senti, io non mi ricordo più. Prima lo squalo. Ah sì, 13, tu 12. Prima molto lo bene. Squalo. Allora, lo squalo a questo punto si lancia verso il primo che si trova davanti. Che è di nuovo il perico. Squalo. E... è ancora avvolto in piovra congelata. No, in realtà non è più cosa. Comunque tiro per colpire. Spegni pure, spegni. 16. Quanto? 16. No. Ok, lo squalo va a vuoto col suo morso, incredibilmente. Non è molto preciso sto squalo? No, manca un po'. Sarà uno trasfigurato. E dopo lo squalo tocca ad Antiope. Antiope è come una bellissima sirenetta dai capelli rossi. E non voglio dire i nomi per non pagare il copyright. Nuota fino a qui. E lo stesso rincocca il suo arco. E visto perché... ho sempre svantaggio, ma visto non mi chiami... Io ho 19 frecce, i numeri dispari non mi piacciono. Voglio averne 18. Ma cosa devo fare? Logiche. E lanciamo con svantaggio. Io ho fatto 12. Ok, l'hai preso. Al pelo si inficca nella costola dello squalo con dei buoni 9 danni. 9 danni che sono sufficienti per ammazzare lo squalo. Voilà. Allora, a questo punto questo combattimento è finito. Siete arrivati, quando siete arrivati qua era già passato un pochettino, iniziate a sentire la necessità di mangiare un'altra alga. Che alga sia. Dobbiamo sbrigarci perché già siamo a 4, eh. Ok. Allora, molto bene. Quindi vi mangiate quest'altra alga. E tra l'altro, a proposito, ciao.
Vabbè, come minimo. Yay! Abbiamo salvato la principessa Beach. Allora, ok. Nuotando. Scusate. Arrivate all'incollatura. L'inculatura. Esatto. Che fregatura. Lo dicevo. Io che dovevamo stare di sopra. Però, Eh? No, io nuoto con stile. Uso... No, magari qualcosa di meglio. Io nuoto a dorso. Arrivo, ragazzi. Praticamente. Stile libero, ragazzi, stile libero. Aiuto il pesce cane. Come dicevo, nuotando siete arrivati all'imboccatura della grotta della Megera, grotta che è poi una volta salite le scalette, quella scaletta che c'è lì davanti, non sarete più sott'acqua. Ora è mezzanotte. Sì. Che volevo fa? Io vorrei andare perché domattina me ne varsà. No, 5 però l'importante è che siamo arrivati a un buono step, che dobbiamo entrare nella grotta della Megera. Direi che è il momento ideale. È stata tutta di fight, questa ce la siamo ruolata abbastanza. Una buona metà. Avete ammazzato un paio di pesciacci, niente di chissà che impegnativo, perché però ci siamo divertiti, dai. La piovra aveva tanti punti ferita, ma aveva 11 di classe d'armatura, lo squalo ne ha 12 di classe d'armatura e aveva anche pochi punti ferita, quindi è stato un fight giusto per fun, via, diciamo, dai, per tenerci in allenamento. Esatto. Per far morire il mio pesce. Esatto, giusto per far morire malissimo il pesce. Ti verrà sempre bene, ti chiamerò Bob. No, Bob! Lo coccolerò, gli darò da mangiare. Sì, saremo sempre amici. Quello era Giorgio, però. Era Giorgio. Quello lì era Giorgio. Io spero che vi siate anche a ruolare, sì, un po' di più che non solo combattere. Verosimilmente la prossima sessione sarà la prossima sessione. Alla prossima sessione. A proposito, la prossima sessione rimaniamo quindi comunque con la cadenza bisettimanale, quindi ci vediamo fra 15 giorni. Sarebbe la prossima ancora. L'8 di febbraio. Ok, ci sto. Perfetto. Ciao, ragazzi. Benissimo, ragazzi. Buonanotte. Allora, alla prossima. Grazie a tutti. Ciao. Bella lì. Bravo. Allora, eccoci qua. Siamo giunti alla fine di questa sessione. L'avventura è sempre. A me piace moltissimo questa campagna. È molto interessante questa cosa del falso profeta di Vimalor, e sono piuttosto curioso di vedere poi come si metterà la questione. Idee, non lo so, chi lo sa. Oddio, a dire il vero, considerato che si tratta di qualcuno che è tornato in vita, le opzioni non sono illimitate, ecco. Per come si sono messe le cose, sento puzza di Regina Corvo, ma magari mi sbaglio, magari ho ragione, magari mi sbaglio, però, diciamo... C'ho questa cosa che mi punge qua dietro il collo, no? C'ho questa sensazione che aleggia,
che per qualche motivo che ancora ci qualche motivo ancora non sappiamo, ci sta lo zampino della regina Corvo. Non sia mai che voglia muovere guerra alle divinità. Dopotutto sappiamo bene che la regina Corvo non è un vero e proprio dio. Okay. No, no, ma certo, tu non devi spoilerare nulla, ci mancherebbe soltanto. Si sa che la regina Corvo non è un vero e proprio dio, cioè ha sempre avuto comunque questa sindrome dell'impostore, sempre sentita dovere di dimostrare qualcosa, perché effettivamente tecnicamente non è un vero e proprio, una vera e propria divinità, ha poteri divini, ma non è un po' tutto, quindi potrebbe cercare di, questa potrebbe essere una mossa per destabilizzare il Pantheon, non lo sappiamo, soltanto che ultimamente tra Mercuriel, che è praticamente uno Shadarkai, quindi la regina Corvo è la sua regina, Sera, che ha fatto il patto con la regina Corvo per la lama, la campagna che sto giocando con i ragazzi del venerdì, siamo nello Shadowfell, abbiamo appena finito di parlare con un ologramma praticamente della regina Corvo, ci manca soltanto la regina Corvo sta dietro a Vimalor, e quindi me la sono ritrovata praticamente. Quindi ci sono tre campagne totalmente scollegate tra di loro. In tutte e tre c'è lo zampino della regina Corvo. Sarebbe veramente sarebbe veramente fantastica una cosa del genere. Chi lo sa, vedremo. Oh, alla fine poi questa cosa di Vimalor che si sta spacciando come profeta di Shar è una cosa che abbiamo inserito noi, no? Se non erro non è una cosa che sta anche sull'avventura di uno naturale, è una nostra variazione della campagna vera e propria, quindi alla fine non era prevista, no? Appunto, quindi alla fine tutto può essere il coinvolgimento di Vimalor, inteso come motivo per il quale Vimalor sta facendo quello che sta facendo, è una cosa che sta inserendo il Puma come master per fare, diciamo, questa è un'avventura scritta da uno naturale, insomma, come abbiamo detto più volte, ringraziamo spesso per l'avventura, per le mappe, diciamo, era tutto quanto un package. Questo però non vuol dire che chiunque la giochi non possa apportare delle modifiche affinché i background dei personaggi riescano in qualche modo a incastrarsi bene con la storia, e con Davide, col Puma, abbiamo pensato che un motivo per il quale Heleg, col suo conflitto che c'ha nei confronti del mondo, uno dei pochi modi che avrebbe potuto spingere Heleg a imbarcarsi in questa avventura era quella di poiché Heleg ha molta riconoscenza nei confronti del culto di Shar, che lo ha aiutato nei suoi momenti difficili, quindi ha un certo debito di riconoscenza. Un modo che percepisce per debitarsi è quello di, appunto, portare la parola di Shar sul Ferun e quindi anche di
salvaguardarne l'integrità. E quando la Chiesa vada vada Ele, che dice, allora, c'è una persona che si presenta come l'emissario di Sharon, noi come Chiesa non ne sappiamo niente, quantomeno interviene, quantomeno per dare un'occhiata, per assicurarsi, insomma, per capire che cosa c'è dietro. Oh, poi magari invece è proprio così. Questo è, vedremo il nostro master che cosa ci ha preparato a riguardo. Io sono davvero molto curioso. Ammetto che però la parte, se fosse la regina Corvo, mi sarebbe una gran figata, perché sarebbero davvero le tre campagne unite da questo filo invisibile che è questa entità dello Shadowfell. Ma ripeto, stiamo facendo fantacalcio qui, fantacalcio di Dungeons & Dragons, quindi è fanta D&D stiamo facendo. Quindi detto ciò, io a questo punto ne approfitterei, visto che anch'io domani mi devo svegliare presto e devo ancora finire la cucina, perché ricordo a tutti che il giovedì o il martedì, quando abbiamo D&D, ma infatti, no, è anche quello il bello, così come quando uno guardava le serie TV che uscivano una volta a settimana, cioè avevi una settimana per farti delle tremende seghe mentali con amici e conoscenti, e parlavi, no, di ma pensa tutte le fan theory, e poi alla fine magari non ci beccavi, o magari no, magari eri stato particolarmente attento, o la cosa era particolarmente prevedibile e ci arrivava. Sì, beh, quello succedeva spesso, che facevano tutt'altro di quello che uno aveva tutt'altro di quello che uno aveva pensato, no? Ma era anche quello il bello, secondo me era una bella parte, quella di poterne discutere e vedere, insomma, come andavano le cose. Comunque, credo che sia tutto per oggi, io direi che ci possiamo fermare proprio qua. Ci rivediamo con il Re in Rovina, con l'episodio 10. Grazie a te, Puma, figurati, ci mancherebbe. Ci vediamo con l'episodio 10 tra due giovedì, ovvero l'8 di febbraio. Nel mentre, credo che potremmo anche ripartire con Il Destino dell'Impero Perduto a brevissimo. Abbiamo un attimo il master che si deve un attimo riorganizzare. E buonanotte, Puma, grazie. E nel mentre noi andremo avanti sia con Baldur's Gate, abbiamo l'assalto alla Casa della Speranza, mi sembra che si chiama House of Hope, sì, Casa della Speranza, che sarebbe la residenza di Raphael per recuperare l'artefatto che in teoria ci dovrebbe dare la possibilità di liberare, uccidere, insomma, Orpheus. E poi niente, poi abbiamo l'Elder Brain, l'ultimo fight. Vedremo un attimo. Perfetto. E poi nel mentre, ecco, insieme a Baldur's Gate abbiamo sempre comunque Star Citizen, che abbiamo riniziato a fare un po' di PvP, quindi stiamo cercando di riprendere un attimo la mano. Col throttle è un po' complicato, ma vedremo un attimo di riorganizzare. Quindi, detto ciò, ragazzi, grazie a tutti per essere stati con noi questa sera. Da parte mia, di Grogu e di Kermit, buonanotte a tutti. Ci vediamo, credo, domani. Non so, non mi ricordo se i ragazzi hanno detto che domani ci stanno oppure no. Non ricordo. Alle brutte domani ci facciamo una partitella molto tranquilla ad Animal Crossing, una cosa molto 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 tranquilla, e niente, tutto qua. Grazie a tutti, buonanotte, ci vediamo domani. Safe journeys, always have fun, and as usually say, our leader out. Good night guys, see you tomorrow.